come guidare in modo efficiente la tua auto. Non viaggiare con il serbatoio sempre in rosso. Devi sapere che la sporcizia e la ruggine si depositano sul fondo del serbatoio della tua auto. Questi sedimenti, se risucchiati, possono danneggiare la pompa del carburante, il filtro ed anche il motore. Guida in modo intelligente. No, non sei alla partenza di un gran premio. Evita di sgassare con l'acceleratore e di partire a razzo. Accelera con gradualità, mantieni una velocità moderata e costante. Ed ascolta il tuo motore per renderti conto di quando cambiare marcia. In ogni caso, non oltre 2000 giri. Oppure puoi osservare gli indicatori di marcia presenti sulle vetture di oggi. Ricordati che il cambio è tuo amico. Premi la frizione fino in fondo ed accompagnalo dolcemente. Usa tutte le tecnologie che hai a bordo della tua auto, ma ricordati che non sono loro a guidare, ma tu. Infine, è fondamentale fermarsi quando ti senti stanco e comunque ogni 2 ore di guida. Non dimenticare di tenere una corretta postura di guida. Questo ti permetterà di accumulare meno stanchezza. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di visitare i nostri canali social, il nostro sito web e di mettere un mi piace.